Sì, la mostra, la Historic Collection di Londra, che inaugurerà il 27 giugno, è la prima iniziativa congiunta dei membri del CRA, che nasce da una mia proposta curatoriale, che però è stata supportata naturalmente dal contributo scientifico di tutti i direttori dei musei coinvolti, cioè Villa Croce, il CAMEC e Palazzo Gavotti. La mostra sarà una selezione di opere dei tre musei focalizzata sulla linea astratta dell'arte italiana del Novecento, a partire dalle esperienze degli anni tra le due guerre per arrivare fino agli anni 70 e quindi alla nuova pittura. Un percorso abbastanza omogeneo che è stato appunto possibile data la specificità di queste collezioni. In particolare il La Croce possiede tutta una serie di opere donate acquisite dalla collezione della Ghiringhelli, che parte appunto dall'esperienza della Galleria del Milione negli anni tra le due guerre, ma che poi si sviluppa anche nel dopoguerra. Su questa base interagisce poi le importanti collezioni del CAMEC, che sono state formate attraverso due diversi filoni: uno quello dei premi del Golfo, quindi diciamo un filone di promozione istituzionale della cultura dell'arte, ma anche con una vocazione turistica, dall'altro appunto l'acquisizione della collezione Cozzani, e infine Savona, la Pinacoteca Gavotti di Palazzo Gavotti, con la collezione di Milena Milano, memoria di Carlo Cardazzo, che di nuovo rappresenta un episodio molto particolare dell'arte italiana del dopoguerra, attraverso un'azione promozionale realizzata da una galleria privata, che però poi appunto si è strutturata e si è istituzionalizzata. La mostra si terrà la Historic Collection, che è un museo dedicato prevalentemente alle espressioni artistiche italiane del Novecento, ha una prestigiosissima collezione di arte futurista, inizierà il 27 giugno, terminerà a metà settembre, dopodiché sarà ospitata, proprio per cercare appunto di dare maggiore risalto a questa iniziativa, all'interno del CAMEC, a partire da ottobre e confluendo poi nel 2013. Questa diciamo è la prima iniziativa anche voluta da tutti per dare una valorizzazione delle collezioni dei musei coinvolti, a cui ci si augura seguiranno altre iniziative sia focalizzate sui musei, ma anche su, diciamo, sulla quella che si diceva un'arte diffusa anche giovanile.